Una politica sui migranti sempre più condivisa con gli altri paesi europei, questo è l'obiettivo indicato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al termine dell'incontro trilaterale con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il Presidente francese Emmanuel Macron a bordo della Palinuro. Al vertice a tre il presidente francese è arrivato con oltre mezz'ora di ritardo, facendo attendere Gentiloni e una puntualissima Merkel a bordo dell'imbarcazione scuola attraccata proprio davanti a Piazza Unità. Vertice blindatissimo con oltre 1000 uomini e mezzi innovativi a vegliare sulla sicurezza. Un appuntamento atteso per fare il punto sull'Unione Europea che, ha detto Gentiloni, deve essere più coesa e forte, ma soprattutto per affrontare la spinosa questione delle migrazioni. L'Italia ha fatto e continuerà a fare la sua parte sul tema del soccorso e dell'accoglienza, ma contemporaneamente si batte perché la politica migratoria non sia affidata soltanto ad alcuni paesi, ma sia condivisa da tutta l'Unione Europea, come interventi in Africa, cooperazione nel Mediterraneo, cooperazione in Libia, lavoro comune per orientare l'attività delle organizzazioni non governative. Ancora una volta, come già accaduto nei recenti vertici internazionali, l'Italia ha incassato la solidarietà di Germania e Francia, ma quest'ultima rimane ancorata alle posizioni già espresse dal presidente Macron, che è tornato sulla distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo. Esprimo la solidarietà all'Italia, ha detto, ammettendo la Francia non ha sempre fatto la sua parte per quanto riguarda i rifugiati, stiamo accelerando i processi e lo faremo. E parlando della lotta alle migrazioni illegali, Macron ha ribadito, noi faremo la nostra parte, è un dovere, ma non possiamo accogliere uomini e donne che per motivi economici arrivano nei nostri paesi. Questi e quelli che chiedono asilo sono due realtà diverse, non cederò a questo spirito di confusione imperante. Dal canto suo la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato vogliamo essere solidari con l'Italia nella politica delle migrazioni, riconoscendo che l'Italia ha fatto grandi cose, ad esempio nelle registrazioni e nell'accoglienza dei profughi. Tutti e tre dobbiamo affrontare la lotta contro la migrazione illegale attraverso la cooperazione con l'Africa. Dass es unsere gemeinsame